Dopo la débâcle interna contro il San Nicolò, il Campobasso perde ancora una volta, lo fa sul campo del San Marino. Si gioca a porte chiuse, ma il pubblico rossoblù, come sempre, è presente anche fuori, vedendo la partita sulla superstrada. Un Campobasso che non riesce nemmeno ad ottenere punti importanti contro una molesta squadra che aveva cambiato il suo allenatore in settimana. Infatti è subentrato proprio il nuovo tecnico Di Meo, vecchia conoscenza del calcio agnonese della scorsa stagione. Andiamo alla cronaca, al decimo il San Marino a partire in avanti con Baldazzi, ma il pallone si termina sul fondo. Risponde la formazione rossoblù con Improta un minuto più tardi, ma il suo tiro è molto debole. Al sedicesimo ancora una volta sugli scudi la squadra locale, punizione ma Palumbolo blocca in uscita. Al diciannovesimo ancora il San Marino con Capriani dal limite dell'area, ma l'estremo difensore rossoblù gli dice ancora una volta di no. Al ventiduesimo sempre San Marino, buono punto in area di rigore, ma la palla termina sopra la trasversale. Si rivede il Campobasso al ventisettesimo con Fioretti, si gira benissimo in area di rigore, ma il portiere devia in calcio d'angolo. Il momento migliore del Campobasso che sfiora il gol al trentaduesimo, Fioretti proprio di tacco per Improta sull'out sinistro, ma il pallone accarezza il palo e finisce fuori. Al 42esimo è Olcese, il cross in area per Buonopunto, per la palla termina alta, mentre allo scadere al 43esimo il Campobasso si vede con Sudant di sinistro, il pallone finisce fuori. Le squadre vanno a riposo sullo 0-0. Nel secondo tempo chi si aspetta la formazione rosso-blu travolgente dovrà fare i conti con un San Marino che vuole a tutti i costi la vittoria. E andiamo subito con al 51esimo, al sesto del secondo tempo, Cenci da fuori area, la palla termina però a lato. Un minuto più tardi, angolo del Campobasso di Meduri per Voltasio che mette al centro un buon pallone, ma nessuno interviene per mettere la palla in rete. Al 54esimo ancora il Campobasso con Tini in area di rigore, ma viene parato dall'estremo difensore Dini. Al 71esimo arriva il gol del San Marino, cross da angolo. Palumbo sbaglia completamente l'uscita e Baldazzi mette comodamente in rete per il gol dell'1-0. Il Campobasso ci prova con un forcing finale, ci sono anche una carambola di palloni in area di rigore e di sostituzione. All'81esimo però, a 10 minuti dal termine, Meduri su punizione, la palla termina centrale. Ancora una sconfitta per il Campobasso che dovrà sicuramente rivedere qualcosa e casomai prendere qualche giocatore.